Benvenuti amici di Salento Television, siamo qui in diretta dallo stadio comunale di Novoli, Totò Cezzi, per trasmettervi la 13ª giornata di promozione pugliese Girone B. Novoli Calcio contro Deghi Calcio. Le squadre si stanno apprestando a posizionarsi in campo, sono appena entrate. La Deghi si schiera con Laghezza, Pinto, Albano, Lentini, Malerba, Deffo, Poleti, Di Silvestro. Questo è uno scontro diretto, in vertice. Novoli secondo con 20 punti, Deghi Calcio quarta con 18. Deghi che vincendo potrebbe scavalcare il Novoli, Novoli che invece conquistando i 3 punti potrebbe mettere un vantaggio proprio sulla Deghi. Novoli che viene da una vittoria 4-1 in casa dell'Aradeo, mentre la Deghi, l'ultima prestazione, un'altra vittoria, la vittoria per 1-0 contro il Ragale. Due squadre quindi che stanno in forma. L'ultima sfida fra le due squadre è stata quella di Coppa Italia. Un 3-0 per la Deghi, tante assenze del Novoli in quella gara. Sul pallone c'è subito Mino Tedesco. Mino Tedesco batterà il calcio d'inizio. Si attende il fischio dell'arbitro. Arbitra Mallardi Francesco dalla sezione di Bari. Due guardaline sono Dario Cascella e Liguilli Francesco. Si comincia subito il pallone all'indietro di Tedesco per il numero 4 Marasco, che ha provato subito il lancio lungo, la chiusura buona di Malerba. Ancora Marasco, cercare Cocciolo, Lentini recupera il pallone, di prima Mallandino, ancora Mallandino, stop di petto, lancio lungo per Liberti, attenzione, posizione regolare, c'è Poleti, attenzione, è uscito Margiotta, subito, prima occasione per la Deghi, un lancio lungo da parte di Mallandino a innescare Libertini e Poleti, Margiotta però ha capito tutto, nel frattempo sulla fascia sinistra ce ne va Serio, usa il fisico, Libertini cerca di recuperare il pallone, rimessa laterale però in favore della squadra di casa. Subito quindi una prima occasione da parte della Deghi, uno stop di vento di Mallandino, un lancio lungo di prima intenzione a cercare lo scatto di Carlo Poleti, pallone però troppo lungo dove l'attaccante sinistro non poteva arrivarci, capito le intenzioni Pippo Margiotta, è anticipato, nel frattempo si tarda a battere questa rimessa laterale, c'è Serio sul pallone. Cercare Tedesco che spizzica di testa, Lentini recupera il pallone ma lo riperde, Cocciolo di prima per Scarcella, recupera il pallone Lentini per Libertini, fallo da dietro di Serio, rischia subito un cartellino giallo Emanuele Serio, ex Otranto, intervento da dietro pericoloso su Andrea Libertini. Calcio di punizione quindi in favore della Deghi. Va Malerba, pallone finisce a Mallandino. C'è Pepe a chiudere, sovrapposizione di Albano, Mallandino la mette dentro. La chiusura ottima da parte del numero 5 Mazza. Deffo, cambia gioco ancora per Mallandino. Ancora Mallandino, pallone dentro, Mallandino sbaglia però il cross, il numero 10, pallone che finisce sul fondo, messa dal fondo, si è preso a battere il numero 1 Filippo Margiotta, classe 99, under. Margiotta va a salire suoi e va a rinvio dal fondo, a cercare subito Mino Tedesco, spalla a spalla Deffo recupera il pallone, Lentini, Albano va all'indietro dalla Ghezza. La Ghezza va a rinvio lungo a cercare Carlo Poleti, c'è Poti che stacca bene,
ancora Di Silvestro. Cercare Poleti, Mazza anticipa il numero 7. Numero 9, Junco, cercato Tedesco. Tedesco però subisce fallo, calcio di punizione per il Napoli. Si appresta a battere il numero 4 Marasco. Sulla destra c'è Pepe. E il numero 9 Junco. Lancio proprio per Junco. Scorre il pallone, cross dentro. La chiusura di testa di Di Silvestro, anzi no, Lentini. Albano, subito per Malannino. Può partire il numero 10, Malannino d'esterno, buon pallone per Carlo Poletti. Se ne può andare in contropiede, Poletti ancora, mette il turbo. La chiusura però del numero 5 Mazza. Rimessa laterale quindi per la Deghi. Si appresta a battere il numero 3 Albano. Malannino gli va incontro. Malannino, stop di petto, gliela può ridare. Attende però Malanino inventandosi una giocata. Albano, il cross dentro, chiuso da Cocciolo. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo che andrà a battere proprio il numero 10 Malanino. Attenzione nel frattempo delle scaramucce. Scaramucce nel frattempo fra i giocatori del Novoli e della Deghi. Non una bellissima scena. Malannino andrà a battere questo calcio d'angolo. In area ci sono Malerba, Deffo, Di Silvestro, Poleti, De Pascalis. Va incontro Libertini. Malannino va subito, chiuso da Mazza. Lentini. Malannino, ancora cross dentro, Margiotta in due tempi. Margiotta va subito a cercare Scarcella, numero 10 rientra. Andrà a battere questa rimessa laterale Pinto, va all'indietro da Lentini, che può impostare. Pinto all'indietro da Malerba. Malerba va da Laghezza. Laghezza cerca Malannino. Pepe sbaglia l'intervento e Malannino ruba il pallone, ancora Malannino, se ne va. Sempre Malannino, cerca di proteggere il pallone. Marasco però. Numero 4 Marasco. Arbitro, svegliati! Hai rotto il cazzo, svegliati! Oh! Albano all'indietro da Deffo. A cercare Libertini. La chiusura di numero 7, De Razza. Deffo, De Pascalis, Albano. Albano va al lancio lungo per Malannino. Pallone però è errato. Rimessa laterale per i padroni di casa. Pepe per Mazza. Ma che può fare, Cucciucano? Ha rotto il cazzo. Ancora Mazza. Lentini va di testa. Stacca di testa De Razza, il pallone però va in possesso della Deghi, Di Silvestro. Ancora Di Silvestro, cerca delle idee. Allarga per Pinto. Pinto ancora dentro per Di Silvestro. Chiusura di Serio. Messa laterale che si appresterà a battere il classe 2001 Pinto. Per Libertini. Anticipo di Serio. Scarcella, se ne va. Ancora Scarcella. Calcio di punizione, fallo ai danni del numero 10 Scarcella. Calcio di punizione quindi per i Novoli. Va a battere questo calcio di punizione Poti. La fascia per Serio. Va dentro per Scarcella. Ancora Serio. Per Tedesco, gli stacca di testa. Pallone finisce a Pinto che va all'indietro da Laghezza.
Paghezza, rinvio lungo a cercare Albano, pallone difficile dove il numero 3 non può arrivare. Rimessa laterale quindi per i padroni di casa. Batte Pepe all'indietro da Mazza, ancora da Pepe. Pepe al lancio lungo, c'è Defo di testa, pallone finisce a De Razza che si accentra, ancora De Razza, allarga per Junco al centro da Tedesco, forse subisce fallo, si rialza però il numero 11. Possesso va da Malannino che cerca in verticale Libertini, pallone rimesso laterale per Adeghi. Libertini va di prima, buona intenzione del numero 11, meno il passaggio. Mazza va rinvio lungo, anticipa Malerba, Poletti può mettere il turbo. Poletti, pallone finisce a Serio e allarga da Scarcella, numero 10 stop. Il pallone è un po' difficile però, terreno di gioco non in ottima condizione. Se ne va Libertini, bene chiuso però da Serio, un po' di pozzanghera in quella zona di campo. Libertini si gioca ancora, Scarcella la mette rimessa laterale, rimessa laterale quindi per la Deghi, si appresta a battere Pinto. Pinto cerca Poletti, intervento un po' da Kung Fu a parte di Serio. Calcio d'angolo per la Deghi, anzi no, una rimessa laterale. Si è preso a battere sempre classe 2001 Pinto, all'indietro da Antonio Di Silvestro, all'indietro da Defo, allarga da Albano. Albano va dentro da De Pascalis, pallone però finisce in possesso del Novoli. Cocciolo allarga da Junco, ancora Junco al centro da Cocciolo. Cocciolo cerca di andarsene sulla fascia, subisce fallo, calcio di punizione per i padroni di casa. De Razza all'indietro dal capitano Poti, cerca in profondità Tedesco, stop di petto, male, fatto male però dal numero 11, ex Gallipoli. Malerba va al centro da Lentini che allarga da Laghezza, poi da Defo. Defo cerca compagni lunghi, infatti un gran lancio lungo per Albano. Pepe però anticipa, Malannino va in profondità, pallone finisce a De Razza. Di Silvestro però commette fallo, anzi era Carlo Poletti che ha commesso questo fallo, e calcio di punizione per i rossoblù. De Razza cerca profondità Scarcella, anticipo di Serio, Tedesco allarga per Scarcella, ancora Scarcella, Scarcella si accentra, cerca di passare dentro, vogliono un calcio di rigore giocatori del Novoli, probabilmente una simulazione da parte del numero 10 Scarcella che si è lasciato un po' andare. Scaramuccio in campo, clima teso questi 11 minuti di gioco. Due squadre che si stanno dando battaglia. Non è passato nemmeno un quarto d'ora, ma il clima è già teso. Rinvio dal fondo nel frattempo di Antonio Laghezza, portiere bomber della Deghi. Laghezza cerca Libertini, ma va di testa Serio. Scarcella cerca di passare con una magia. Ancora Scarcella, il numero 10. Cerca di passare. La chiusura buona però da parte di Pinto. La gioca per Di Silvestro. Passa con la magia di Silvestro, va da Poletti, anticipo di Poti, Poletti però mantiene Di Silvestro, può allargare per Libertini, attenzione, posizione regolare, Libertini invece no, fuori gioco da parte di Libertini, pallone di Silvestro dato forse un po' troppo tardi per il numero 11, fuori gioco quindi è punizione per il rossoblù. Batte velocemente Poti da Scarcella, allarga per De Razza. De Razza può puntare l'uomo, si accentra, forse Lentini commette fallo,
lo subisce però Lentini, quindi calcio di punizione per gli ospiti. Va Malerba a battere questo calcio di punizione. Sono tutte sue. Sono tutti suoi questi rinvii, soprattutto da dietro. Si avvicina Lentini. Malerba infatti dà il pallone proprio al numero 4. Lentini a cercare dentro Poleti. Capisce tutto però il numero 4 Marasco. Messa laterale Pinto per Libertini. Cerca di pallone di prima per Poleti. Capisce tutto proprio Marasco. Ancora Marasco. Subisce fallo Marasco. Ha sempre da ridire qualcosa il numero 4. Va a battere questo calcio di punizione numero 6 Poti. Tedesco va di testa a cercare Scarcella. Subisce fallo però Pinto. L'arbitro fischia calcio di punizione in favore della Deghi. Calcio di punizione quindi in favore della Deghi. Si appresta a battere Antonino Laghezza. Andrà sicuramente a cercare il numero 10 Malannino sulla fascia sinistra. Laghezza a cercare Carlo Poleti. Non ci arriva. Pallone finisce a Margiotta. Margiotta per Mazza. Mazza a cercare Mino Tedesco. Lentini mette il fisico. Pallone finisce a Malerba. Malerba rischia un dribbling. Ancora Malerba, sta rischiando troppo. Ruba il pallone Junco. Junco, ancora Junco, col sinistro. Junco, vicino al gol il Novoli. Sul rischio clamoroso da parte di Malerba. Ha tentato due volte il dribbling, la seconda però ha perso il pallone. Junco si è trovato solo davanti alla Ghezza. Ha incrociato male però. Forse c'è stata una deviazione, anzi senza il forse perché è un calcio d'angolo per il Novoli. Probabilmente ha toccato il pallone alle Laghezza. Va a battere Scarcella questo calcio d'angolo. Scarcella, cross dentro, ottimo. Andare di testa, attenzione. Ancora Tedesco, non ci arriva. Aveva probabilmente colpito di testa Cocciolo. Sì, era proprio Cocciolo, il numero 8. Colpito di testa, Mino Tedesco però non ci è arrivato. Messa al fondo, si appresta a battere Laghezza. Cercare Poleti, questa volta va di testa, il pallone finisce a Libertini, va il tiro di prima. Provato il tiro di prima Andrea Libertini, aveva visto Pippo Margiotta fuori dai pali. Aveva provato il tiro di prima intenzione al volo. Pallone che però termina, rimessa dal fondo. Si appresta a battere il classe 99 Margiotta. Margiotto va col destro, va a lungo a cercare Tedesco. Di Silvestro si posiziona e colpisce di testa. Serio anticipa Libertini. Pinto subito da Lentini. Cerca di mettere calma. Lentini va da Deffo. Allarga da Albano. Malannino va in profondità. Pallone però troppo lungo per il numero 10. Mazza lascia scorrere. Pallone a Margiotta. Margiotta arriva dal fondo. Stavolta cerca Cocciolo. Messo laterale in favore della Deghi. Si appresta a battere Albano. Incontro De Pascalis, pallone era per Poleti.
un'altra rimessa in favore Deghi. Albano, stavolta il pallone finisce a Poleti, si posiziona, gestisce il pallone, ancora Carlo Poleti. Poleti, sempre col suo sinistro, cerca di inventare qualcosa Poleti, passa Poleti con una magia, mezzo a due, ancora Poleti, la può mettere dentro, dall'indietro, pallone vicino a Di Silvestro, pallone difficile, Malanino la stoppa, Marasco, era Cocciolo, scusate, intervento duro da parte di Cocciolo, a terra anche Albano, tutti a terra. Giocatori del Novoli di certo non si fanno scrupoli, entrano cattivi. Era passato precedentemente Carlo Poleti in mezzo a Cocciolo e Pepe, non ha magia, aveva protetto il pallone, se era andato sulla fascia sinistra, pallone poi messo in mezzo Di Silvestro, però non è riuscito a dare la giusta forza al pallone, più che altro non ha trovato la giusta coordinazione. Albano, ancora per Poleti, stop di petto, si gira Poleti, c'è Malanino vicino a lui, ancora Carlo Poleti, recupera il pallone Cocciolo e mazza, rinvia su De Pascalis, rimessa laterale per il Novoli. Pepe alla battuta, classe 2000, ex Nardò. Libertini, si può girare, ancora Libertini, salta Poti, col destro Libertini, Margiotta, non è il suo piede, non è riuscito a dare la giusta potenza a Andrea Libertini. Sempre nel vivo delle azioni d'attacco della Deghi. Margiotta rinvio lungo a cercare il numero 11 tedesco. Lentini lo anticipa sempre. Di Silvestro. Il corto per Libertini, all'indietro per Lentini. Scusate il gioco di parole. Poti. Sbaglia il pallone, il numero 6. Pallone che cercava di dare a Serio. Finisce fuori però. Pinto. A cercare Libertini, colpo di testa di Emanuele Serio, scarcella, cerca di anticipare il numero 2, fallo però, gamba tesa da parte del numero 10 Scarcella. Di Silvestro mette il cross dentro, pericoloso, Margiotta la blocca. 20 minuti di gioco fin qui, clima teso, ritmo alto, 0-0 al Toto Cezzi di Novoli. Mazza a cercare il solito tedesco che la spezza di testa. Pepe, Cocciolo per Marasco, cambia bene il gioco per Scarcella che si accentrerà. Ancora Scarcella, buona, pallone per Serio, cross dentro, Laghezza. Grande giocata da parte del numero 10 Scarcella, un colpo di tacco aveva liberato la sovrapposizione di Serio, cross dentro però che è finito nelle mani di Laghezza. Albano per Malannino, si gira e passa con un rimpallo, ancora Malannino, sempre lui sulla fascia, Malannino se la porta sul sinistro, il cross dentro, calcio d'angolo per l'arbitro, guadagnato un calcio d'angolo il numero 10 Malannino. Malannino aspetta che i suoi salgano, c'è Libertini vicino, difficoltà il numero 2 Pepe su Malannino, va Libertini a battere questo calcio d'angolo, si avvicina Lentini, Lentini per Libertini, Libertini se la va sul sinistro, cross dentro, chiude Marasco, ancora Libertini, pallone dentro, passa Defo, attenzione, azione pericolosissima, pallone che era passato in mezzo a tutti, Defo non è riuscito però a trovarsi pronto e a colpire a rete. Messa laterale per la Deghi, meglio la Deghi fin qui. Pinto a cercare Poleti, cerca di posizionarsi ma lo anticipa Poti, tedesco all'indietro da Scarcella. Scarcella mette il turbo, prova a inventarsi qualcosa, subisce fallo, calcio di punizione per il numero 10. Batte velocemente da Cocciolo, sale Pepe sulla destra, Cocciolo però va di nuovo lì, De Razza all'indietro da Marasco, Marasco per Poti, Poti allarga da Serio, di testa bene Malerba, mazza Poti, cerca tedesco,
Defoe la lascia all'interno della Chiesa. Albano. Morannino. Corso da Lentini. Poleti con uno stop passa. Malannino si accentra, cambierà gioco da Libertini, la sua solita giocata. Serio fa una chiusura non bellissima stilisticamente, però efficace. Pinto all'interno da Lentini. Marasco cerca di chiudere il capitano della Deghi, commettendo fallo, però calcio di punizione per la Deghi. Pallone, ci sono Libertini e Lentini. Al centro dell'area ci sono Malerba, Defoe, Poleti. Largo invece sulla destra di Silvestro. Sta per entrare anche in area De Pascalis. Si posiziona al limite. Libertini. Cross dentro, c'è Poleti. Si gira, prova l'acrobazia. Pallone che però finisce fuori. 4esimo di gioco. Nuovoli 0, Deghi 0. Fin qui più propositiva la squadra ospite. Nuovoli che cerca di costruire un gioco che fin qui però non si è visto. Margiotta rinvio a lungo. Cercare il solito tedesco. Anticipa però Cocciolo. Di Silvestro la stoppa all'interno da Malerba. Lancio lungo di Malerba. Malannino però in ritardo. Pepe può chiudere e la mette rimessa laterale. Lentini al centro da De Pascalis, stoppa male il pallone, Marasco lo mangia. Cocciolo va di prima per Scarcella, salta secco Pinto, Scarcella verticale da Junco, attenzione Junco, ancora Junco, il tiro alla Chezza, era fuori gioco, anzi no, si continua a giocare. Libertini. Scarcella aveva dato un pallone in verticale da Junco. Albano non era riuscito a chiudere e Junco si era trovato solo davanti alla Chiesa. La Chiesa però autore di una grandissima parata a salvare il risultato. Malannino si lamenta un po' con un Cocciolo. La Chiesa va a battere questo calcio di punizione. La Chiesa va corto da Malerba, al centro da Lentini, allarga da Defoe. Sulla sua sinistra ci sono Albano e Malannino. Offre adesso il pallone ad Albano, corso da Libertini. Ancora Libertini, passa Libertini su Marasco, Malannino. Malannino si accentra col destro. Ancora Malannino. Malannino carica il destro. Murato. Tedesco. Allarga da Serio. Pallone troppo lungo per Scarcella. Lentini da De Pascalis. Allarga da Albano. Malannino. Fallo del numero 2 Pepe su Malannino. E calcio di punizione per la Deghi. Lentini. Cerca in verticale Poleti sul taglio del numero 7. Recuperato però il pallone il Novoli. Marasco di primo per De Razza. De Razza va avanti e offre il pallone a Scarcella. Scarcella si accentra. Corto da De Razza. Ancora da Serio. Cross dentro. C'è Tedesco che si posiziona su Albano. Defo all'indietro. Era fuori gioco di Mino Tedesco. Palla Chiesa lungo a cercare Malannino. Pepe però stacca di testa all'indietro, male, mazza. Ancora mazza. Rinvia male. Rimessa laterale per la Deghi.
Massa chiude, passa però Poletti, attenzione, posizione regolare, Poletti, il sinistro di Poletti ed è il vantaggio di Carlo Poletti, CP7, 1-0 per Adeghi, Carlo Poletti, 1-0. CP7, il vantaggio della Adeghi, meritato per quello che si sta vedendo in campo. Mazza ha chiuso male ed è il vantaggio di Carlo Poletti, impazziscono i tifosi. 1-0 per Adeghi. Hanno chiuso male Mazza e Pepe. Il pallone è finito a Carlo Poletti, che da solo davanti al portiere non può sbagliare. 1-0. Al 28esimo minuto l'ha sbloccata Carlo Poletti, che prende anche l'ammonizione. Ammonito Poletti per un eccesso di esultanza. CP7, il vantaggio quindi della Adeghi. 0-1, meritato per quello che si è visto in campo. Adeghi più intraprendente. Nuovoli che invece ha cercato fin dall'inizio di metterla sul piano fisico, ma con la qualità la Adeghi l'ha sbloccata. Malanino, stop strepitoso. Malanino salta a secco Pepe. Pepe questa volta lo chiude. In calcio d'angolo. Vai Giovanni, vai! Fa fatica a tenerlo Pepe. Novesimo di gara, il vantaggio della Adeghi firmato da Carlo Poletti. Calcio d'angolo, nel frattempo va a batterlo Libertini. Sulla sua destra c'è Malanino che però si allontana. Libertini, cross, dentro, pericoloso, chiude Tedesco. Junco di prima nella terra di nessuno, Pinto la fa scorrere. Andrà al lancio lungo il numero 2. Lancio lungo che finisce sulla testa di Poti. Poti per Tedesco, Tedesco per Cocciolo. L'arbitro dà il vantaggio. Pinto chiude di testa, allarga per Di Silvestro. Di Silvestro al centro per Libertini. Salta secco Marasco. Forse subisce fallo, l'arbitro però fa proseguire. De Razza passa, questa volta però l'arbitro fischia. Calcio di punizione per il rosso-blu. Cocciolo allarga male da Pepe. Pepe però ci arriva. Pepe perde il pallone. Pallone finisce a Lentini. Libertini. Fallo, questa volta il cartellino giallo a Serio. Non glielo toglie nessuno. Giallo per il numero 3, Emanuele Serio. Interventi sempre duri. Fallo quindi di Serio su Libertini, l'ennesimo fallo che subisce il numero 11. Lentini parla con l'arbitro. Defo a cercare Malannino. Pepe va di testa, la mette in rimessa laterale. Albano va a cercare Malannino, prende posizione su Pepe, colpi duri, Pepe va da Junco, gioca ancora dietro da Pepe, rinvio lungo, sbaglia però la misura del numero 2 di Silvestro, all'indietro da Lentini, ancora da Malerba, lancio lungo di Malerba a cercare, Pepe va di testa, Albano di petto da Malannino, vede dentro De Pascalis, De Pascalis la mette giù, la può mettere in mezzo col sinistro, non riesce a guadagnare nemmeno calcio d'angolo perché il pallone finito sopra di lui. Rinvio dal fondo da parte di Margiotta. Margiotta lunga a cercare Tedesco, spizzica di testa però il pallone finisce ad Albano. Mazza lunga a cercare Junco, Lentini anticipa. Malannino la cerca di tirarla giù ma butta il pallone fuori dallo stadio. Pepe all'indietro da Mazza. Mazza sbaglia il pallone, De Pascalis lo recupera, può ripartire il contropiede adesso della Adeghi. Libertini lungo per Poletti, troppo lungo però. Poletti ha il motorino ma non riesce ad arrivare su questo pallone. Mazza
Mazza, un altro errore da parte del numero 5, è un po' in difficoltà. Serio. Allarga da Scarcella. Si accentra Scarcella. In orizzontale da De Razza. De Razza da Marasco. Marasco dentro da Tedesco. Chiuso Albano. Di testa va Malagnino. Pallone però finisce ancora al numero 4 Marasco, che può impostare. Poche idee. Mazza infatti va al lancio lungo. Si posiziona Tedesco. Il pallone finisce a Junco, che si accentra, carica il sinistro. La Ghezza blocca. La Ghezza, rinvio lunghissimo. Potiva di testa e allarga da Scarcella. La mette giù. Scarcella si accentra, la sua solita giocata però offre il pallone col sinistro a De Razza che salta netto a Malerba. Forse si è buttato. Infatti è rimessa dal fondo. Quello che non ammonisce adesso quando ammonisce. Cioè, si è buttato giù De Razza. Come cazzo fa? Ma guarda veramente. Forse si è lasciato andare qui il numero 7. Se pure c'è stato il contatto, ti butti 2 minuti dopo, come fai? De Razza ancora giù. Si rialza adesso il numero 7. Trentacinquesimo di gioco. 0-1 per la Leghi. La Ghezza va a battere. La Ghezza rinvio lungo. Serio va di testa. Pinto rinvia. Libertini stop il pallone. Si accentra. Ancora Libertini. Scivola questa volta. Per l'arbitro è fallo. Calcio di punizione per la Deghi. Batte velocemente Di Silvestro all'indietro da Defoe. Fabrizio Defoe avanza col pallone. Defoe allarga bene da Poleti che salta secco. Serio. Ancora Poleti. Aspetta rinforzi in aria. Carlo Poleti. Si posiziona il pallone sul sinistro, c'è nessuno, Libertini. Libertini all'interno da Lentini. Cerca il Malannino, pallone finisce a Pepe che regala il pallone però a sua volta ad Albano. Albano all'interno da Lentini. Lentini rischia qui, perde il pallone ma subisce fallo. Calcio di punizione per la Deghi. Se il pallone va a Defoe. Albano cerca di passare con un tunnel. Cocciolo però lo chiude bene. Margiotta la blocca con le mani. Potrà andare a rinvio lungo. Invece gioca corto da Mazza. Mazza a cercare il solito Mino Tedesco. Si posiziona Malerba e lo anticipa. Marasco va di prima a cercare Junco. Junco stoppa il pallone. Malerba forse commette fallo, per l'arbitro non è nulla. Si arriva anticipa Libertini, pallone finisce a Di Silvestro. Di Silvestro dentro per Libertini, pallone troppo lungo ma Lucci arriva. Libertini subisce fallo Libertini, calcio di punizione. Ha commesso il fallo il capitano Poti. Intervento quindi considerato irregolare per l'arbitro da parte del numero 6. Calcio di punizione quindi da posizione pericolosa. Per gli ospiti, batte velocemente Di Silvestro, Lentini! Tutto da rifare perché si deve attendere il fischio dell'arbitro. Calcio di punizione che si appresta a battere Lentini, sul pallone c'è anche Libertini. In area ci sono Malerba e Poleti, al limite Di Silvestro e Defoe. Batte Lentini, cross dentro, Tedesco chiude. Malanino, il destro!
vicino al gol. Giovanni Manallino. Buona di Dimo, buona di Dimo. Provato col destro Manallino. Pallone che non è finito di molto fuori. Tedesco va sempre di testa. Albano. Marasco anticipa De Pascali, commettendo fallo, però calcio di punizione per la Deghi. Sul pallone si appresta a battere il capitano Lentini, che cerca di allargare per Di Silvestro. Se Rio sbaglia, però il pallone finisce a Di Silvestro e va di prima da Libertini. Libertini col destro incrocia. Buono il tiro da parte di Andrea Libertini. 38esimo di gara, 1-0 per la Deghi. Il gol firmato da Carlo Poleti. Margiotto va rinvio lungo. Pepe si appresta a battere questa rimessa laterale, va per Tedesco, gira per Junco. Cocciolo cerca di passare in mezzo, il pallone finisce a Junco e allarga per Scarcella. Il pallone è buono, Scarcella la mette giù e si accentra. Ancora Scarcella, Scarcella prova a liberarsi al tiro, tiro però debole che finisce fuori dallo specchio della porta di Antonio Laghezza. Laghezza rinvio lungo, cerca Poleti, lo anticipa Poti. Tedesco la mette giù, allarga da Scarcella, ancora Tedesco, commette fallo il numero 11, calcio di punizione in favore degli ospiti, fallo di Tedesco e danni di Lentini. Fallo quindi del numero 11, Mino Tedesco. Bomber del Novoli con 4 reti. Alle sue spalle ci sono Junco con 3. A battere Malerba questo calcio di punizione. Parlano nel frattempo di Tedesco e Lentini in cerca di un chiarimento. Pepe va di testa, pallone però lo regala come sempre rimessa laterale. Pepe ancora di testa. Albano, verticale da De Pascalis che la mette giù. Può partire Andrea De Pascalis. Ancora De Pascalis, cerca di chiuderlo Pepe. Ancora De Pascalis, messa laterale. Messa laterale per la Deghi. Se l'è guadagnata da De Pascalis. Poleti la mette giù col sinistro. Cerca una magia Carlo. Carlo Poleti, cercato una magia, si guadagna una rimessa laterale. Albano per Poleti, si gira, ancora Poleti, cerca di passare Carlo Poleti, il pallone ancora non è uscito, forse subisce fallo, l'arbitro però non dà nulla. La rimessa laterale, si è appresso a battere Pepe. De Pascali si va di testa, Marasco chiude, pallone finisce a Libertini, Libertini dentro per Poleti, la chiusura di Mazza, la chiusura di Mazza, era buono il pallone di Libertini per Carlo Poleti. Scarcella si accentra, all'interno da Poti, pallone finisce a Tedesco, esce Laghezza e la fa sua. 41esimo di gara, 42esimo scusate, Deffo. Albano cerca il pallone lungo a Manallino, pallone che però finisce nelle mani di Filippo Margiotta. Margiotta rinvia lungo a cercare il solito Mino Tedesco. Deffo lo anticipa, il pallone finisce a Manallino che cerca di proteggere il pallone col fisico. Il pallone però è rimbalzato e finito a Mazza. Malerba, un altro lancio lungo, la terra di nessuno però,
Mazza. Mazza lungo da cercare Junco. Pallone finisce a Cocciolo per Marasco, che mette la gamba e allarga il pallone da Scarcella. Di solito Scarcella si accentra. Ancora Scarcella. Passa, questa volta però è calcio di punizione. Fallo di Lenzini sul numero 10 Scarcella, uno dei più pericolosi del Novoli, sempre pronto a puntare l'uomo. Tende a centrarsi col suo destro. Calcio di punizione sul pallone c'è Tedesco. Adesso va a battere Scarcella. Calcio di punizione pericoloso questo per la Deghi. 43esimo di gara. Calcio di punizione dal limite. Batte Scarcella. È un cross dentro. Tedesco va di testa. La Ghezza la blocca. Fallo. Era anche fallo di Tedesco. Quindi calcio di punizione in favore degli ospiti. Quattresimo di gara, 1-0 per la Deghi, gol di Carlo Poletti al 28esimo. Via lungo, Mazza va di testa, allarga però per nessuno, rimessa laterale in favore Deghi. Albano l'indietro da Lentini, ancora Albano, rischia Albano con una giocata, il pallone si blocca nell'acqua, recupera il pallone Junco che passa, ancora Junco, dietro da Marasco. Centro da De Razza. De Razza allarga da Serio. Serio va all'interno da Poti. Poti da Mazza. Rimessa laterale per il rosso-blu. Pepe. Per Junco. Cambia gioco Junco da Scarcella, la mette giù Scarcella, passa con una mangia su Pinto, pallone però era uscito. Finisce il primo tempo quindi, Novoli 0 Deghi 1, il gol di Carlo Poletti al 28esimo ha sbloccato il match. A tra poco. Thank you.
Benvenuti amici di Salento Television. In questo secondo tempo le squadre sono rientrate in campo e sono pronte a riposizionarsi. Si riparte dallo 0-1 per la Deghi. Il gol che ha sbloccato la gara l'ha firmato Carlo Poletti al 28esimo del primo tempo. Pallone questa volta nei piedi di Carlo Poletti, che andrà a battere questo secondo tempo. Primo tempo abbastanza messo Non sul piano pensare, fisico. Antonio! Antonio! Lascia stare! Concentrato, Antonio, Si forza! attende il fischio dell'arbitro. Vai, Si attende il fischio dell'arbitro per far ripartire questo secondo tempo. Sul pallone c'è De Pascalis. Larghi sulla destra. Ci sono Poletti e Libertini. Malannino largo a sinistra, l'ex della gara, Giovanni Malannino. Si riparte, De Pascalis.
solito Libertini ha messo spauracchio alla difesa del Novoli e l'arbitro ha fischiato calcio di rigore per la Deghi. Non sono riuscito a prendere Libertini con le sue solite giocate. L'iguana Libertini, sempre pericoloso. Si è guadagnato questo calcio di rigore. Margiotta in ritardo. Calcio di rigore quindi in favore Deghi. E si appresta a battere Di Silvestro. Di Silvestro contro Margiotta. Di Silvestro contro Margiotta. Passi corti. Di Silvestro spiazza Margiotta ed è il 2-0 della Deghi. Di Silvestro su calcio di rigore. Raddoppio quindi della Deghi con Antonio Di Silvestro. Un altro gol su calcio di rigore dopo quello di Carovigno. Fai cuori ai tifosi. Squadra in entusiasmo clamoroso. Libertini si è guadagnato questo calcio di rigore con le sue solite giocate. 2-0 adesso per la Deghi. Risultato che inizia a pesare adesso per il Novoli. Quindi Pepe Tedesco spizzica di testa, pallone liscio da Malerba. Marasco, Pepe, Albano. Subito da Malannino. Ancora Malannino. Entra in area di rigore. Malannino cerca di passare su Mazza. Chiusura da parte del numero Sepoti. Essa laterale che si è appresa a battere Albano. Da Malannino che si gira. Ancora Malannino. Carica il destro Malannino. Pallone che però finisce largo dalla porta di Margiotta. 2-0 quindi il gol di Disilvestro al 54esimo minuto di gara. Margiotta a cercare Tedesco, capisce destra De Pascali. Spoleti cerca di passare su Marasco, un intervento brutto stilisticamente ma efficace da parte del numero 4. Deffo va di testa per Malannino, un controllo orientato, entra in campo, dentro il campo scusate, Disilvestro. Libertini subisce fallo e calcio di punizione per gli ospiti. Fallo di Serio. Calcio di punizione, rimane a terra ancora Libertini. Buona a terra ancora il numero 11 Andrea Libertini. C'è un'assistenza in campo, si lamentano un po' i giocatori del Novoli perché vorrebbero il numero 11 si alzasse il più presto possibile. Infatti Libertini esce fuori dal campo, va a battere questo calcio di punizione Malerba. Malerba cerca Malannino, Pepe però va di testa. Attenzione, poteva partire il contropiede. Deffo sbaglia però il rinvio. Scarcella adesso può tenere il campo. Scarcella subisce fallo. Fallo di De Pascalis che ha fermato un'azione pericolosa. Subisce anche cartellino giallo. Classe 2000, De Pascalis con la maglia numero 9. Calcio di punizione che si appresta a battere De Razza, pronto a mettere il pallone in mezzo per le torri del rosso-blu. Novoli
che tenterà di accorciare le distanze allungate da Di Silvestro in questo inizio di secondo tempo. Cross dentro, chiuso da Malerba. Serio, col destro, toccato il pallone Pinto. Si guadagna una rimessa laterale Poti. Junco, cross dentro, pericoloso, chiuso da Albano. C'era Scarcella pronto a calciare in porta, ma Albano ha fatto una buona chiusura di testa. Scarcella, passa in mezzo a due, subisce fallo e calcio di punizione. Buona la giocata del numero 10, che alzando il pallone è passato in mezzo a Albano e Malannino. Sempre giocate di fantasia da parte del numero 10 Scarcella. Pronto a battere proprio il numero 10 Scarcella. Tira questo pallone dentro. Difesa della Deghi alta, è rientrato nel frattempo Libertini con una fascia dura in testa. La Ghezza esce con i pugni. C'è De Razza, chiuso da Malannino. Coccio lo va di testa. Scarcella la rimette dentro. Di Silvestro la butta in calcio d'angolo. Dicevo, è rientrato Andrea Libertini con una fasciatura in testa. Somiglia tanto a Rambo. Uno dei migliori fin qui in campo, Andrea Libertini. Cross dentro nel frattempo però. Scarcella. Si guadagna una rimessa laterale. La Deghi. Libertini, giocatore pazzesco tecnicamente, tanti soprannomi, Iguana come lo chiamavano ai tempi del Casarano, Farfalla per le sue movenze molto simili a quelle di una farfalla, e da quest'oggi sicuramente lo chiameranno Rambo, questa fasciatura in testa. Poti. Cocciolo va di prima intenzione a cercare Scarcella, pallone però viene messo in rimessa laterale. Mazza, l'entrata da Poti, ancora Poti, sbaglia il pallone Poti ma finisce a Cocciolo, allarga da Serio, è uscito anche il sole qui al Toto Cezzi. Tedesco va alla sponda per De Razza, va l'entrata ancora da Serio. Poti per Mazza, c'è largo sulla destra Pepe. Mazza va all'interno ancora da Poti. Poti per Serio, sbaglia lo stop col destro, si complica un po' la vita, ma il pallone riesce comunque a darlo all'interno da Poti, che poi va a lungo da Tedesco, ma l'erba chiude di testa De Pascalis. Serio, sbaglia Serio, Libertini ruba il pallone, però lo riperde perché non c'era alternativa. Ma l'erba lascia il pallone alla Ghezza. Scarcella col tacco, provato la giocata ma Tedesco era lontano. Pallone in verticale da Malannino che però è in posizione regolare. Calcio di punizione quindi per il rosso-blu. Serio. Gioca all'interno da Poti. Marasco. Mazza dentro da Pepe, ancora Marasco. Scarcella forse la mette giù con una mano, l'arbitro lo vede, fischia calcio di punizione. Va a battere questo calcio di punizione Fabrizio Defo. Defo cambia gioco da Libertini che la mette giù. Pinto dentro da Di Silvestro con un colpo a giro. Silvestro forse gamba tesa, l'arbitro non vede nulla. Libertini cerca di passare, Libertini passa con un ripallo,
recuperato per il pallone Marasco, allargata da Serio, anzi Junco, era Serio, scusate, cercava Junco, pallone però è finito Mazzi e ribalzi nel frattempo, De Pascalis per Di Silvestro che passa, ancora da De Pascalis, c'è largo Libertini, De Pascalis glielo ridà, cerca il centro Poletti, cerca di posizionarsi, ruba il pallone, Malanino, carica il destro di prima, buona la giocata da parte del numero 10, Margiotto in due tempi ha bloccato il pallone. Margiotto va corto da Poti. De Razza. Dentro da Cocciolo. Marasco. Pepe. Scarcella. Mette giù il pallone, può puntare l'uomo. Passa. Ancora Scarcella. Serio. Ancora Serio, scambio con Cocciolo, Serio la può mettere dentro, cross dentro, esce Laghezza con i piedi, Di Silvestro la mette giù, ruba il pallone Junco su Pinto che forse cade giù da solo. Calcio di punizione quindi, fallo di Pinto. Junco si è guadagnato questo calcio di punizione. Presta a battere questo calcio di punizione. Scarcella. In area ci sono Tedesco, Cocciolo, Poti, De Razza. Pallone troppo lungo da parte di Scarcella. Pallone che è finito fuori, non un ottimo calcio di punizione battuto dal numero 10. Va a battere questo rinvio dal fondo Antonio Laghezza. Laghezza va a lungo. Cercare Poletti. Albano va di testa per Malannino. Gira col sinistro, subisce fallo il numero 10, calcio di punizione per la Deghi. Entra anche Mino Lombardo a dare assistenza a Malannino. Eccolo Mino Lombardo, arriva anche nell'inquadratura. Assistenza al numero 10 Giovanni Malannino a terra, subito fallo. Si attende quindi che Malannino si rialzi per dare via nuovamente al gioco. Subito fallo il numero 10, ex Novoli. Si è rialzato adesso Malannino. Va a battere questo calcio di punizione Fabrice Defoe. Si attende il fischio dell'arbitro. Malannino è rimasto fuori. Ad assisterlo c'è Mino Lombardo. Defoe va a lungo. Cercare Libertini. Chiude però Serio e la butta a rimessa laterale. Pinto si appresta a battere questa rimessa laterale. Junco recupera il pallone, lancia lungo a cercare Tedesco. Chiusura acrobatica di Lentini. Poti chiude. Pallone finisce a Di Silvestro. Di Silvestro allarga da Malannino, che è rientrato in campo e sta bene e si vede. Ancora Malannino. All'interno da Albano. Albano dà il pallone a De Pascalis. De Pascalis cerca un'incursione al centro. Lentini allarga da Libertini, c'è la sovrapposizione sulla destra di Pinto. Libertini però carica il sinistro. Cercato il tiro di potenza. Buona la conclusione del numero 11. Anzi, buona l'idea, meno la conclusione.
messa dal fondo, si è presa a battere Margiotta, a cercare Tedesco, la spizzica di testa, scarcella, va a lungo a cercare Junco. Il numero 18, nel frattempo Denisi nel Novoli, uscito probabilmente De Razza, Pinto protegge il pallone su Junco e guadagna una rimessa dal fondo, il numero 2, classe 2001. Dal fondo si è presto a battere Antonio Laghezza. Laghezza lungo a cercare CP7 Carlo Poledi, va di testa ma il pallone finisce a Serio. Serio sbaglia il passaggio in mezzo, infatti recupera il pallone Poledi, chiusura per una scivolata di Mazza. Defo va di testa, può arrivarci Denisi. Denisi l'indietro da Pepe. In questo momento un 4-2-4 del Novoli. Entrato Denisi, uscito De Razza, centrocampo a due con Cocciolo e Marasco. Junco largo a sinistra, al centro scarcella e Tedesco. Largo a destra invece questa volta c'è Denisi, numero 18 appena entrato. Calcio di punizione che batterà Laghezza. Laghezza rinvia lungo a cercare il solito Libertini sulla fascia destra, lo anticipa però Serio. Rimessa laterale per la Deghi. Rimessa laterale che si è appresa a battere Pinto. Libertini si gira col sinistro, ancora Libertini va all'indietro da Di Silvestro. Lentini per Poledi, ancora largo da Pinto, posizione regolare, Pinto, il cross dentro, è buono, c'è nessuno però, pallone finisce a Malannino, ancora Malannino che lo protegge con una giocata, passa Malannino e subisce fallo, calcio di punizione commesso da Emanuele Pepe, niente cartellino giallo per il numero 2. Giovanni Malannino, una giocata stratosferica, era riuscito a passare, fermato però dal fallo di Pepe. Calcio di punizione quindi in favore della Deghi, da posizione pericolosa, sul pallone ci sono Malannino e Libertini, in area ci sono Poletti, Defo al limite di Silvestro, entrerà anche De Pascalis, cross dentro messo da Malannino, carica il destro, la blocca però Margiotta. Defo, Malannino, Libertini, Libertini passa, larga da De Pascalis, ancora dentro per Libertini, chiude però Poti, Poti da Pepe, avanza sulla fascia, cerca il lancio lungo, si guadagna una rimessa laterale, laterale destro classe 2000. Pepe all'indietro da Mazza, va da Margiotta. Margiotta lancio lungo a cercare Tedesco. Cocciolo. Junco la mette giù con la coscia. Junco vede in mezzo Tedesco. Scarcella. Chiude Defo. Poletti incide su a salire. Mazza. Da Poti. Ancora da Mazza. Mazza lancio lungo, fallo su Tedesco e calcio di punizione per il Novoli. Sì.
Serio. Dentro da Junco, Pinto anticipa. Serio non si fa scrupoli, entra duramente. Valentini recupera il pallone, cerca di allargare Libertini, stremato. Mazza. Cocciolo. Pepe, ma di prima per Tedesco. Sponda di petto a Scarcella. Può largare da Denisi. Denisi, posizione regolare, fuori gioco il numero 18. Fuori gioco del numero 18 Denisi, che aveva anticipato il movimento, risultando così in posizione regolare. Va a battere questo calcio di punizione Fabrice Defo. Defo va a lungo a cercare Malagnino, anzi Poleti. Poleti cerca di posizionarsi, messa laterale però in favore del Napoli. Mazza va a lungo, chiude bene Cocciolo a cercare Scarcella con un colpo sotto. Scarcella cerca di proteggere il pallone, passa, subisce fallo, calcio di punizione per il numero 10. Difficile da fermare il numero 10, sempre qualitativamente le giocate ottime. Junco, fuori gioco da parte del numero 9. Lancio lungo, va Malagnino. A stop Malagnino, ancora Malagnino, può darle all'indietro da Libertini. Malagnino però gestisce il pallone, cerca un'imbucata proprio il numero 11, Albano, cross dentro, non c'è nessuno, era buono il cross del numero 3, in area però non c'era nessuno. Poleti aveva fatto fatica a posizionarsi al centro dell'area, il pallone finisce a Serio. Serio con un colpo sotto da Junco, che la gira di prima cerca di Tedesco, recupera il pallone però De Pascalis. Marasco, De Pascalis va duro a recuperare il pallone sul numero 4. Pallone dentro per Poleti. Entrato duro qui De Pascalis, senza paura su Marasco. Pepe. Ancora Pepe. Col sinistro a cercare Scarcella. Defo però protegge il pallone, non lo butta Albano. Da Lentini. Esce bene qui la Deghi. Da Malerba. Grandi, forza! Ancora Malerba. Pinto. Grandissima palla di Pinto, ma è fuori gioco. Una sostituzione nel frattempo in casa Deghi. Sta per entrare Rizzo. A posto di Andrea Libertini, stremato, numero 11. Entra quindi Rizzo, una punta, si allargherà Carlo Poleti sulla destra. E Rizzo si posiziona al centro dell'attacco. C'è Libertini, stremato anche quest'oggi, un'altra prestazione notevole da parte del numero 11. Si è guadagnato il calcio di rigore dopo i suoi dribbling ubriacanti. Poti dentro a cercare Tedesco, Pinto lo anticipa, Lentini. Ancora Lentini. Allarga da Malagnino. La gira di prima per Roberto Rizzo. Rizzo, andare di testa. La chiusura di Margiotta. Buono. Pallone lungo di Malagnino di prima intenzione. Scarcella adesso si è allargato sulla fascia sinistra come il primo tempo. Scarcella si accentra sul destro, salta secco Poleti, pallone a cercare Tedesco, la finta di Malerba rimessa dal fondo per Antonio Laghezza. Laghezza, cercare Poleti,
gira di testa, pallone finisce a scarcella, si posiziona Junco su Defo, Defo però lo anticipa, De Pascalis, fallo di Marasco, un altro fallo del numero 4 Marasco, sempre fuori tempo, calcio di punizione in favore della Degli. Malannino si avventa sul pallone, passa con la magia Giovanni Malannino, ancora Malannino si accentra e subisce l'ennesimo fallo, questa volta il cartellino giallo è per Marasco, meritato questo secondo me, dopo una serie di interventi l'arbitro decide di ammonirlo solo ora. Tenuto la maglietta Marasco, Giovanni Malannino che con una giocata era entrato dentro il campo, stava allargando il gioco sulla fascia destra. Di Silvestro gioca corto, Lentini, buono il pallone di Lentini, chiude però Poti, Cocciolo, Marasco allargare da Pepe, va da Denisi, pallone però finisce in possesso del Novoli che si guadagna un calcio di punizione, batte velocemente Marasco, murato però da Rizzo, cartellino giallo per Rizzo appena entrato, si è messo davanti alla battuta di questo calcio di punizione, quindi l'arbitro da regolamento ha ammonito il numero 18, numero 16. Ancora Marasco sul pallone, Pepe, Marasco ancora, buono il pallone dentro per Denisi, anticipa però Laghezza, anticipa bene Antonio Laghezza, sempre pronto, estremo difensore della Deghi. Laghezza cerca sulla fascia sinistra Malannino, viene mangiato però da Mazza, Denisi cerca la giocata d'esterno, fallo di mano di Albano e calcio di punizione per il rosso-blu. Defo protegge il pallone, rimessa dal fondo. Laghezza va a rinvio lungo, Malannino va di testa, fuori gioco di Rizzo, calcio di punizione in favore dei rossoblù. Cocciolo allarga da Serio, Serio all'indietro da Poti, Poti ancora da Serio, Serio da Mazza, Pepe cerca di passare su Malannino, si guadagna una rimessa laterale, Poti rischia qui il numero 6 con un passaggio corto dove era pronto ad avventarsi Di Silvestro, l'autore del raddoppio su calcio di rigore. Marasco, Mazza all'indietro da Poti, lancio lungo per Scarcella che la mette giù, Scarcella passa, Poleti usa il fisico, ancora Scarcella, si guadagna un calcio di punizione, Cocciolo all'interno da Scarcella, ancora passa con un tunnel, Scarcella un altro calcio di punizione guadagnato, batte il numero 10, batte velocemente da Marasco, la mette giù, Marasco allarga da Pepe, Pepe cerca il cross dentro, finisce il pallone ancora a Marasco, Marasco dentro da Tedesco, sempre lui Marasco, Cocciolo col sinistro, chiuso, passa Rizzo, ancora Rizzo protegge il pallone nuovo entrato e si guadagna un calcio di punizione prezioso per la Deghi. Entrato bene il numero 16 di Rizzo a battere questo calcio di punizione, Defo
Malagni no, mette giù il pallone. Anzi no, il pallone finisce in rimessa laterale in favore del Novoli. Ancora Malagni no, cerca di girarsi. È Rizzo. Pepe batte. Cocciolo va di prima, cercare Junco, chiuso da Valentini, Paoletti la mette giù col petto, cerca di passare in mezzo a due. Serio, larga bene di prima intenzione da Scarcella, ancora Scarcella, finte di corpo, ancora Mimmo Scarcella. Il neo è arrivato, Scarcella, firmato in settimana, un ritorno da parte del numero 10. Ex Brindisi Scarcella. Rizzo. Poleti. Sostituzione Casanovoli. Sta per entrare il numero 15. Esce numero 8 Cocciolo. Dentro il numero 15 quarta. Esce quindi quarta ed entra, scusate, esce quindi Cocciolo ed entra quarta. Messa laterale, si appresta a battere Pinto. Poleti, gestisce il pallone Poleti, cerca di guadagnarsi un calcio di punizione, passa Poleti. Il calcio di punizione se lo guadagna Carlo Poleti. Di punizione guadagnato da Carlo Poleti. Ancora giù numero 7, attende, si rialza adesso. Sul pallone c'è Di Silvestro. Silvestro sarà pronto a battere questo calcio di punizione. Batte corto però. Cross dentro, la gira di prima Rizzo. Murato però, Albano carica al sinistro. Albano ancora di testa. De Pascalis. Calcio di punizione per la Deghi. Va a battere Defo. Defo va a lungo a cercare sulla destra Poleti, pallone però termina fuori. Margiotta sarà pronto a battere questo rinvio dal fondo. Tedesco prende il pallone, finisce a mazza, si complica un po' la vita, ma Malannino butta via anche questo. Va Pepe a battere questa rimessa laterale all'indietro da Mazza. Gioca da Poti. Quarta da Serio. Poleti con un fallo di mano, commette fallo. Calcio di punizione per il Novoli. Serio pronto a battere col destro. Va Tedesco, la spizzica per Junco, posizione regolare. Junco passa, una magia, Junco! Ed è il gol del Novoli che accorcia le distanze con una grande giocata di Junco. 1-2 quindi. Magia di Junco su Fabris Defo che con l'esterno è passato. E ha purgato Antonio Daghezza. Accorcia le distanze quindi Junco. E adesso il Novoli ci può credere ad un pareggio. Pinto. Serio va col destro. Marasco passa, ancora Marasco. Può allargare da Pepe, pallone troppo lungo. Eccesso di fuoco da parte numero 4. Messa laterale però per il Novoli.
Va a lungo da Denisi. Quarto gol in campionato per il brindisino Junco, che ha accorciato le distanze. Poti, lungo da Scarcella, che la mette giù. Ancora Scarcella. Poleti recupera il pallone sul numero 10. Cerca di passare Poleti. Ancora Scarcella con una magia. Da Marasco. Dentro da quarta. La Ghezza. La Ghezza va a lungo a cercare Poleti. Poi tiri in via. Tedesco va di testa. Albano. Denisi cerca di metterla giù, ma Malannino lo anticipa. Passa De Pascalis. Un calcio di Marasco. Si continua a giocare. Marasco allarga da Denisi. Pallone che però termina fuori. E un calcio di punizione dato. Una rimessa laterale data alla Deghi. Ha sbagliato la misura del passaggio Marasco, che aveva cercato Denisi. Denisi adesso va di prima per quarta. Un'altra rimessa laterale. Sta per entrare. Nel frattempo una sostituzione in casa Deghi. Esce Carlo Poleti ed entra Rollo. Entra quindi Rollo. Esce un attaccante, entra un difensore. Adesso la Deghi deve pensare a coprirsi, che il gol del nuovo gli ha portato entusiasmo alla squadra di casa. Farà di tutto a pareggiare il match. Entra Rollo quindi, pronto a dare battaglia in mezzo al campo. Lentini dentro da Rizzo, che adesso dovrà tenere più palloni possibili. Rollo va di testa, regala però il pallone a Tedesco, che non riesce a sopparlo. De Pascalis col sinistro, lunga a cercare Malannino. Mazza la butta, rimessa laterale. Rimessa laterale che andrà a battere la Deghi con Albano. Oh, ma che cazze! Oh, arbitro, svegliate! Un po' scaramuccia in campo. Oh, lo devi cacciare! Oh, lo devi cacciare! Scaramuccia in campo nel frattempo. Tema teso. Solito Marasco in mezzo a queste discussioni. Cartellino giallo anche al capitano Lentini. Movimento in panchina anche in casa Deghi, adesso pronta a fare un'altra sostituzione. Albano batte a cercare De Pascalis. Si guadagna una rimessa laterale nuovamente la Deghi. Sostituzione in casa Deghi. Esce il numero 10, Malannino, autore anche quest'oggi di un'altra grande prestazione. Ed entra Fracella, un altro difensore quindi, Manolo Fracella, giocatore che dà sempre il suo contributo. Fracella, applausi nel frattempo per Malannino, standing ovation per lui, autore anche oggi di una grandissima prestazione. Entra Manolo Fracella. Mancano 2 minuti e 45. Quarta, allarga da Serio. Pinto va di testa. Di Silvestro cerca di passare. Rimessa laterale. Ha dato adesso 4 minuti. 4 di recupero. Forza ragazzi, forza! Lentini. Dentro da Rizzo. Non stoppa bene il pallone. Riparte adesso il Novoli con Pepe. Marasco.
Allarga da Denisi. Ancora Marasco. Lungo, chiuso da Lentini. Di Silvestro non riesce ad anticipare il pallone di testa. Scarcella di prima. Cercare Junco. Può partire Fracella sulla fascia. Ancora Fracella. Rimessa laterale per il Novoli. Si riposiziona in campo Fracella. Quarta all'indietro da Pepe. La mette giù. Larga da Mazza. Berserio. Stop col sinistro e lancio col destro. Tedesco spizzica di testa. Defo chiude. Fallo per il Novoli. Batte Marasco. Veloce da Junco. Attenzione, lo stop col sinistro. La Ghezza la blocca. Era anche fuori gioco da parte del numero 9. L'aveva messo giù col petto, ma era in posizione regolare. La Ghezza cercherà di prendersi più minuti possibili per battere questo calcio di punizione, per mantenere in sigillo questa partita. La Ghezza. Pepe cerca il lancio lungo per Denisi. Tedesco pressa Defo. Defo la butta. Marasco. Lancio lungo di Marasco. Salito anche Bodini nel frattempo. Chiuso Rollo di testa. Può ripartire Di Silvestro. Può tenere il pallone. Cerca di passare Di Silvestro su Serio. Mette il turbo il numero 8. Protegge il pallone spalla a spalla commettendo fallo, però calcio di punizione. Batte Serio. Marasco. Larga da Scarcella. Scarcella la mette dentro. Lentini chiude di testa. Rizzo cerca di tenere il pallone. Non è fallo. Marasco. Ancora per Denisi. Denisi la mette dentro. Chiuso da Malerba di testa. De Pascalis deve tenere il pallone. Rientrava dal fuorigioco Tedesco. Defo deve lanciare lungo e lo fa. Rimessa laterale per il Novoli. Adesso la Deghi deve soffrire e mantenere il risultato. Mazza la mette dentro. Pallone che unisce a Marasco. Ancora Marasco. Serio. La rimette dentro col destro. Pallone pericoloso. Junco. Si può girare. Ancora Junco. Junco se ne va sul sinistro. Non è niente per l'arbitro. Si rialza. Fracella. Rinvio lungo. La butta. Pallone ancora in campo. Rimessa laterale. Tedesco sponda. Poti. Si alza il pallone. La butta dentro. De Pascalis va di testa. Pallone finisce al solito Marasco. La rimette dentro. E finisce qui. La Deghi vince anche questa. 2-1. Una vittoria strameritata della Deghi, che vince 2-1 contro un Novoli combattente. Il gol del primo tempo da parte di Poleti. Secondo gol trasformato nel secondo invece da Antonio Di Silvestro. Poi il Novoli ha cercato di accorciare le distanze con Junco. Niente da fare. La vittoria è della Deghi, che porta i 3 punti a casa e scavalca anche il Novoli in classifica. 21 punti adesso per la Deghi, 20 per il Novoli. Finisce qui questa gara. Grazie agli amici di Salento Television che ci hanno seguito anche quest'oggi. Alla prossima gara. Un saluto da Vergori Gianmarco.
Marco.